benvenuti, saluto le autorità religiose, militari e civili presenti, ringrazio la Filarmonica Rivarolese e i ragazzi delle sezioni musicali della nostra scuola, dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano, perché con la loro presenza, con la loro musica rendono solenne questa giornata di celebrazione. Ringrazio tutti i ragazzi, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, ma in modo particolare gli studenti, voi ragazzi delle nostre scuole che siete qui questa mattina a commemorare insieme a noi il 4 novembre a Rivarolo. Un ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri comunali presenti. Grazie a tutti voi per essere qui oggi. 99 anni fa, il 4 novembre del 1918, con l'armistizio firmato con gli austro-ungarici, si concludeva la Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra, che ha fatto milioni di vittime, di cui circa 650.000 solamente italiani. Una guerra che ha segnato un'epoca, una guerra che ha cambiato il volto dell'Italia e non solo, sia dal punto di vista politico che sociale in modo indelebile. Noi però oggi non siamo qua per osannare o glorificare la guerra, assolutamente no. La guerra, come disse il Papa di allora, Benedetto XV, è un'inutile strage. Ebbene, noi oggi invece siamo qua per ricordare che dopo la guerra c'è stato veramente l'unità nazionale, ovvero sia il popolo italiano è stato capace di ottenere quei valori che, ahimè, cominciano purtroppo oggi a scricchiolare un pochino, di essere veramente, veramente uniti. Non per niente oggi non solo è la celebrazione e il ricordo del 4 novembre, fine della Grande Guerra, ma è anche la festa dell'unità nazionale. Noi oggi celebriamo anche, ricordiamo e ringraziamo le Forze Armate per il compito importante che hanno in Italia e all'estero per la missione di pace. In Italia le Forze Armate, oltre a mantenere lo stato di pace, sono fondamentali, indispensabili per mantenere l'ordine pubblico e per far sì che la nostra vita si svolga in modo civile e regolare. Quindi un grazie doveroso veramente alle Forze Armate, rappresentate nel nostro comune dal comando, dalla caserma, dai militari, dei carabinieri. Quindi grazie a tutti loro per il compito che svolgono, spesso difficile e silenzioso, a favore di tutti noi. Noi oggi, per fortuna, non abbiamo più nemici da combattere, ma dobbiamo stare attenti, perché oggi ci sono altre cose da combattere, che sono diverse, completamente diverse, ma che sono l'indifferenza, ma che sono la mancanza di rispetto reciproco, che sono il razzismo, che sono la mancanza di rispetto dei valori della nostra Costituzione. Ecco, noi dobbiamo fare come fecero dopo la Grande Guerra gli italiani, riuscire a ricompattarci per ricostituire quel tessuto sociale che un pochino nel corso degli anni tende a sgretolarsi. Questo penso sia il nostro nemico maggiore oggi da combattere. Io ringrazio veramente i ragazzi delle nostre scuole, perché saranno loro, non io di certo, a raccontarci quello che hanno studiato nei libri di storia e a farci delle letture e a partecipare anche con delle musiche oggi, perché ricordare quello che è stata la nostra storia,
quello che sono state le nostre guerre, ma in modo particolare quello che è stato tutto l'iter di preparazione e del post bellico, è importante per noi oggi per capire il motivo, capire perché, come viviamo oggi, per capire anche la politica attuale, ma è importante in modo particolare per programmare il nostro futuro. Quindi veramente grazie a tutti, viva, grazie alle forze, grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutti coloro che hanno mantenuto la pace fino ad oggi e speriamo per sempre. Grazie a tutti, onore ai nostri caduti, viva l'Italia, viva Rivarolo!